Domenica ho portato i miei figli al cinema a vedere Kung Fu Panda 3. Wow! Ce l'avete presente qual è, no? Quella del panda cicciottello, un po' improbabile campione di Kung Fu, ma che diventa un esperto di questa arte marziale proprio spinto dalla sua passione e dal desiderio irrefrenabile di diventare il numero uno in questo sport. Già di per sé l'idea che un personaggio goffo e cicciottello possa diventare un abile atleta di Kung Fu è già un insegnamento per i nostri figli molto importanti. Ma in questo particolare episodio, Po, che è il protagonista di Kung Fu Panda 3, incontra finalmente suo padre che lo porta in un villaggio di tanti altri panda. E contemporaneamente Po perde tutti i suoi amici perché vengono ipnotizzati, catturati e iniziano a far parte dell'esercito del cattivo. In questo villaggio di panda Po viene a contatto con tanti suoi simili che apparentemente non hanno nessun talento. Passano l'intera giornata giocando. Chi si chiude a uovo e si lancia per la vallata, chi si fa sparare con una fionda oltre le montagne, chi abbraccia tutti quelli che incontra e chi palleggia come De Nilsson sparando qualsiasi oggetto a grandissima distanza. Arrivata alla fase finale, clou del film, Po deve armare un esercito che possa combattere contro i suoi grandi amici, grandi campioni di Kung Fu, guidati da un mostro che è l'incrocio tra l'abilità nelle arti marziali di Bruce Lee, l'infallibilità e l'immortalità di Chuck Norris e l'incazzatura e l'aggressività di Vittorio Sgarbi. Immaginatevi che personaggio. Dall'altra, una manica di scappatoio di casa. In questo momento del film scatta la frase mitica che cambia la visione di Po nei confronti del problema. Po si chiede: cosa posso insegnare a loro per poter combattere contro il male? In realtà capisce che non deve insegnare nulla, deve semplicemente prendere i talenti e le capacità di questi panda e usarle nel miglior modo possibile. Quindi chi si chiudeva a uovo e si faceva lanciare per la montagna viene usato come una valanga che invade qualsiasi cosa, a chi abbracciava viene insegnato ad abbracciare sempre più forte fino a far esplodere le cose che abbracciava, e chi sapeva palleggiare come De Nilsson viene adesso allenato perché possa beccare in pieno il target. Con tutto questo riesce a vincere il male. Ora, quanti di voi gestiscono il personale? Questa è la stessa situazione che trovate quando gestite un personale. Non dovete per forza inculcare o trasferire delle nozioni che sono vostre, che non sono loro. Provate a pensare quali sono i talenti di ogni singolo personaggio che avete nel vostro team e come poterlo utilizzare nel miglior modo possibile. Questa è una delle caratteristiche che farà di voi un grande leader, quella di saper valorizzare i talenti del vostro team. Perciò un esercizio di oggi è: prendi tutti gli elementi del tuo team, ad ognuno di essi affida un talento che gli hai scoperto e che gli riconosci, e poi pensa come usarlo nel migliore dei modi. La stessa cosa vale anche per i tuoi talenti.